Dal Palazzo di Città di Soverato questa sera, per iniziativa del Comitato del Basso Ionio, è stato lanciato un grido di speranza per lo sviluppo di questa terra, a condizione che si elimini quel cancro rappresentato dalla criminalità organizzata. Chiediamo al parere su questa iniziativa proprio a uno degli ideatori, il sindaco di Satriano, Michele Drossi. Beh, le ultime vicende ci hanno, non dico costretto, ma ci hanno messo in allerta e abbiamo deciso, amministratori, dirigenti politici, sindacali, istituzioni ai vari livelli, di promuovere questa iniziativa per sottolineare la gravità di ciò che è accaduto e l'esigenza di contrastare fortemente questi poteri criminali. Per fare questo non basta il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, ma ci deve essere una comune consapevolezza che è necessario far emergere la cultura della legalità per creare una consapevolezza nuova sin dalle giovani generazioni. Ma accanto a questo poi c'è da sottolineare tutta quella parte del discorso relativa al mancato sviluppo di questa zona, le infrastrutture viarie che da tanto tempo vengono annunciate ma ancora non sono state completate, le strutture sanitarie che sono in affanno, i plessi della scuola che chiudono, le varie emergenze che non si riescono mai a porre in una condizione di normalità. Insomma, tutte questioni che da anni vengono sollevate, vengono indicate alle istituzioni sovracomunali, ma purtroppo su questo c'è un ritardo, si è accumulato un grande ritardo. Quindi da questa manifestazione vogliamo far emergere una spinta in avanti per fare in modo che il governo regionale e il governo nazionale si facciano carico di queste vicende, di questi problemi e riescano a costruire quelle risposte che da tanto tempo il nostro territorio invano attende. E proprio su questo l'arcivescovo ha detto che bisogna abbandonare un pochettino le lagnanze e passare ai fatti. E quindi voi amministratore, nel concreto, cosa pensate di dover e di poter fare? Beh, noi pensiamo di dover dare vita a questo comitato per lo sviluppo e la legalità, pensiamo di poter dare vita ad un documento di pochi punti, che sono quelli ben noti: superstrada, trasversale delle serre, sanità, emergenza ambientale, emergenza rifiuti, emergenza giustizia, e rispetto a questo si apre un confronto con la regione e con il governo per capire dove possiamo pervenire, a quali risultati possiamo sperare per fare in modo che anche qui ci sia qualche risposta, anche qui arrivino risorse. D'altra parte, la grande partita dei fondi europei spesso viene annunciata come la panacea di tutti i mali, ma poi addirittura questi soldi non si riescono a spendere, vanno ad altre regioni, tornano a Bruxelles, e questo è davvero grave, insomma. È presente a questa grossa e importante manifestazione il segretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senatore Marco Minniti. Ecco, oggi un grido d'allarme da parte di tutti i sindaci del vostro comprensorio ionico soveratese, nonché delle preserre, appunto sulla legalità, per la legalità contro la criminalità organizzata. Lei cosa si sente di dire a questo grido? Cosa risponde? Ma io penso che sia importante che i sindaci abbiano preso questa iniziativa, perché i sindaci sono i rappresentanti primi del territorio. Noi abbiamo bisogno che i sindaci e gli enti locali si considerino in prima fila nella lotta per la legalità contro le mafie. È un segnale molto importante che da questo territorio viene dato tutta quanta alla Calabria, è un segnale che viene dato anche allo Stato affinché sia coerente nel suo impegno. Noi abbiamo avuto proprio di recente in questa parte del territorio calabrese importanti operazioni di polizia coordinate dalla magistratura, abbiamo quindi una presenza significativa da parte dello Stato. Ecco, lo Stato deve incontrarsi nelle sue molteplici forme, è stato il sindaco, è stato la magistratura, è stato le forze di polizia, è stato il governo. Oggi noi mettiamo insieme questi pezzi dello Stato affinché si comprenda fino in fondo che c'è un'azione forte, unitaria, impegnata da parte dello Stato contro la criminalità organizzata e contro la 'ndrangheta, per liberare questo territorio, per liberare le energie e le risorse positive. Ed è anche particolarmente importante che a questo convegno promosso dai sindaci della zona ionica del Soveratese ci sia anche l'arcivescovo
che rappresenta con la sua alta autorità morale un riferimento importante. Ecco, oggi tutte le istituzioni di questo pezzo di Calabria si ritrovano insieme in una battaglia per la legalità. È un elemento molto importante al quale il governo guarda con attenzione e con impegno. Ecco, non solo per quanto riguarda la criminalità organizzata, ma questo territorio è veramente penalizzato e bistrattato. Qual è l'attenzione, diciamo, del governo centrale verso questo territorio per far sì che emerga, per far sì che la popolazione si senta più sicura e abbia anche qualche prospettiva positiva? Ma innanzitutto questo territorio ha una tradizionale, straordinaria potenzialità turistica e questa è la cosa che bisogna assolutamente valorizzare, e per far questo bisogna fare tante cose, bisogna battersi per la legalità, contro la criminalità organizzata, bisogna avere moderne infrastrutture, bisogna avere una capacità di accoglienza. Ecco, comprendendo fino in fondo che combattere le mafie, fare una battaglia per la legalità significa anche liberare le risorse economiche, significa consentire una libertà di mercato che spesso è condizione che non è concessa nelle nostre parti, significa anche consentire alle imprese che vogliono crescere, che vogliono lavorare liberamente, di poter lavorare liberamente senza condizionamenti, senza dover pagare il pizzo, senza dover pagare delle tasse che sono improprie, sapendo che l'Italia è già un paese in cui si pagano tasse molto alte. Se poi le tasse molto alte si aggiungono anche le tasse improprie della criminalità organizzata, è chiaro che da questo punto di vista non c'è nessuna possibilità di crescita da parte delle imprese. Ecco, noi dobbiamo pensare a un'azione coordinata, a un'azione coordinata che guardi al Mezzogiorno come una potenzialità straordinaria, e il governo ha incominciato già a farlo, ha incominciato a farlo con il decreto del fare, ha incominciato a farlo con il decreto che impegna il governo ad un'azione diretta per quanto riguarda l'occupazione giovanile, sapendo che gran parte delle risorse per l'occupazione giovanile che tengono insieme gli investimenti del governo nazionale e gli investimenti dell'Unione Europea saranno concentrati, appunto perché questa è la volontà del governo, nel Mezzogiorno d'Italia e quindi in Calabria. Abbiamo una straordinaria opportunità, e cioè una battaglia di legalità per liberarsi dalle resistenze della criminalità organizzata e per incontrarci anche con le politiche nazionali che oggi guardano con più interesse a due grandi temi che abbiamo di fronte. Uno è il lavoro e l'occupazione e l'altro è il Mezzogiorno. Su questo il governo è fortemente impegnato. Mi complimento ovviamente che Drossi, che è stato coinvolgente, ha messo insieme istituzioni di vario livello e spessore, le autonomie locali, la politica, la società civile. Ecco. Accanto a polizia e carabinieri e magistratura occorre una società civile più attenta, più sveglia su certe tematiche, soprattutto della legalità. Di illegalità una civiltà, una comunità può morire, dobbiamo avere questa consapevolezza, mettere da parte, marginare la criminalità, le cosche, i clan e la mafiosità di cui loro sono portatori. Penso alle collusioni, alle commissioni, i fatti degli ultimi tempi di Scalea e anche di Badolato non possono più essere accettati. Non si può distinguere da etica pubblica e etica privata. Chi è pubblica amministratura ha dei doveri rigidi, deve essere onesto intellettualmente, rigoroso moralmente, altrimenti non andiamo da nessuna parte, facciamo slogan, proclami, ma poi non seguono fatti e comportamenti conseguenti. Ecco, lo dobbiamo alla società, lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti. Io spero da oggi ci sia più indignazione, ci sia più sdegno nei confronti di certi fenomeni che noi dobbiamo assolutamente abborrire, combattere, contrastare con fermezza ed energia. Oggi si vuole siglare un patto per la legalità e per lo sviluppo di questo territorio. Lei cosa rappresenta per lei tutto questo? Ma significa usare il noi, non più l'io. Ecco, significa che la società civile ha finalmente questa consapevolezza che questa società calabrese può imboccare un percorso virtuoso solo se se ne è convinta. Ecco, e da oggi da Soverato un'intera comunità fatta di tanti sindaci vuole gridare, ecco, più legalità, più istituzioni, ma istituzioni serie e rigorose che stanno sul territorio, si propongono positivamente, e la società civile vuole affiancare da oggi in maniera più forte, più pregnante, ecco, le istituzioni in questo contrasto, in questa guerra, perché noi dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo in guerra. Ecco, se noi accettiamo passivamente tutto quello che ci circonda, ecco, che puzza maledettamente, emana un olezzo maledorante, non facciamo passi in avanti, ecco, non ce lo possiamo più permettere, quindi bisogna urlare, indignarsi fortemente, ecco, tutti insieme lo dobbiamo fare. Il testimone, sia esso un credente che deve vivere coerentemente il Vangelo, e quello che crede lo deve vivere e incarnare,
sia uno che non è credente. Deve essere coerente tra ciò che professa, ciò che annuncia e ciò che vive. L'invito alla coerenza è l'invito più alto che si possa fare agli uomini, perché tutti la sera, guardandoci allo specchio, dobbiamo poter dire: ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità per agire rettamente e correttamente. Questo è l'augurio che faccio agli amministratori, perché tutto sia trasparente. È uno sforzo immane. Prima di puntare il dito verso gli altri dobbiamo dire: io, per il ruolo che ho, per il compito che ho, piccolo o grande che sia, lo faccio bene fino in fondo? Ecco, dalla coerenza nasce la credibilità, nascono e si favoriscono gli ideali, viene fuori il bene comune. È l'augurio che faccio agli amministratori e anche a voi, che mi permettete di rispondere alla vostra domanda. Questa sera si parla di legalità in un territorio difficile che è questo, il Basso Ionio, ma in realtà è un problema comune alla Calabria, a tutto il sud, a tutto il paese. E ha citato ancora una volta l'esempio di Don Pino Puglisi. È un modello non solo da pregare, perché adesso è stato dichiarato anche beato, ma di imitare, perché il testimone coerente ha creduto, ha vissuto, ha annunciato parole e fatti, non solo chiacchiere. È un esempio vicino a noi, è morto 20 anni fa. Ci scuote le coscienze, non dormiamo, nessun dorma. A questa iniziativa non poteva mancare il contributo della commissaria della provincia di Catanzaro, Wanda Ferro, che è qui a questa iniziativa che mette a confronto sindaci, rappresentanti istituzionali, rappresentanti politici, associazioni e tutti quanti contro, appunto, la criminalità organizzata e per la legalità. Quindi un appuntamento molto importante in questo periodo. Un appuntamento importante perché credo intanto una bella pagina dove tutti gli schieramenti in qualche modo siedono attorno a un tavolo, e soprattutto anche attraverso anche il dialogo col sottosegretario Marco Minniti e gli amministratori si può comprendere la strada da perseguire, ma soprattutto sollecitare la società civile ad essere parte integrante di questo cammino. Non si può delegare soltanto lo Stato, non si possono, lo Stato ovviamente in tutte le sue manifestazioni, ma bisogna essere parte attiva di quelle regole, di quel sentore, di quella rivoluzione culturale dove la legalità deve essere un fatto principale, anche perché questo significa creare sviluppo, significa che è solo fittizio quel benessere momentaneo che si può dare ancora di più in un momento di crisi, che proprio la criminalità organizzata ha in qualche modo fatto sì che i nostri giovani non avessero un futuro, comunque dovessero emigrare. E allora mettiamoci tutti quanti insieme nella consapevolezza che c'è tanto da fare, ma soprattutto che ci sono gli strumenti. Per la politica e per gli amministratori che sia ben chiaro ovviamente quel senso che non esistono vie di mezzo, o si sta con lo Stato o si sta con la criminalità, zone grigie non esistono, le leggerezze non sono ammesse. Forse spesso pensiamo che tutto ciò che oggi la criminalità fa, in qualche modo, come diceva il sindaco per esempio di Satriano, con l'iPad in mano piuttosto che via internet, non crea sangue, ma si può morire sotto il crollo di un ponte costruito con la sabbia, si può morire con le discariche ovviamente di materiali nocivi, si può morire ovviamente di uno strumento sanitario che non funziona. Tutto ciò ci deve far riflettere e deve in qualche modo interessare gli intellettuali, le imprese, la politica, gli amministratori, ma i cittadini tutti, perché altrimenti non sconfiggeremo questo fenomeno. Ma credo che sia stato un momento straordinario, bellissimo, lo ha detto molto bene Wanda Ferro, commissario della provincia di Catanzaro. È un momento di grande rilievo e una pagina politica straordinaria. Perché? Perché finalmente siamo tutti insieme per difendere i valori di fondo della nostra convivenza civile, siamo qui per difendere gli amministratori onesti, siamo qui per difendere la Calabria pulita che vuole guardare in avanti e positivamente. Credo che la presenza stessa della società civile per intero, della stessa Chiesa, con un intervento straordinario del nostro Arcivescovo, abbiano dato il senso vero, il significato più alto ad una iniziativa che doveva essere ed è stata di contrasto vero ed autentico, con una mobilitazione vera che ha coinvolto le comunità locali, come è giusto che sia. Responsabilità e coerenza è stato il messaggio che ha lanciato l'arcivescovo Bartolone, quindi questo impegna veramente tutti ad essere presenti e operativi, a passare dalle parole ai fatti. Credo che in un momento così difficile nella vita del Paese
è così difficile nella vita della nostra regione, l'appello alla coerenza e alla responsabilità sia inscindibile. La coerenza e la responsabilità devono accompagnarsi però dalla concretezza e della capacità di dare risposte. La gente comune aspetta questo, perché questa è la risposta più forte alla criminalità organizzata. E la politica ha una grande responsabilità. La politica ha la maggiore responsabilità, perché non ha soltanto il compito di organizzare la vita istituzionale e il confronto fra le persone, ha il compito di indirizzare complessivamente la società. Se viene meno a questo compito, è facile che la politica sia condizionata dai poteri criminali, ed è quello che dobbiamo impedire, soprattutto in una terra come la nostra, dove è facile che la criminalità organizzata si infiltri, come dimostrano le cronache delle ultime ore anche nelle comunità locali.